Finalmente è iniziato il campionato, per il Trapani non poteva iniziare meglio, anche per te. Sì, dai, siamo contenti per la vittoria, e per aver iniziato bene, e adesso però già tra 3 giorni rigiochiamo, quindi non dobbiamo troppo cullarci. Una partita che sembrava archiviata nel primo tempo, in realtà è rimasta così archiviata nel primo tempo. Vogliamo un po' che ci racconti il tuo gol. Ma ho sfruttato un rimpallo, una palla rimasta lì a metà, e ho provato a fare il tunnel, per fortuna ho vinto il rimpallo e poi l'ho incrociata bene, il portiere l'ha toccata mi sembra, ma per fortuna è andata dentro lo stesso. E invece e per i tuoi compagni, insomma, com'è stata l'alchimia, se era come te l'aspettavi? Sì, me l'aspettavo perché proviamo in allenamento tante cose, cerchiamo di seguire le idee del mister, credo che stasera abbiamo messo abbastanza in pratica, possiamo fare di più e quindi non dobbiamo fermarci. Ecco, ne parlavo con il mister qualche istante fa, una prova perfetta di tutta la squadra, dal primo all'ultimo, ma io mi sono permesso sia in radio cronaca che anche col mister a fare fuori dal coro il tuo nome. Ma no, le qualità ce ne sono tante, poi è chiaro che se uno fa gol davanti siamo bravi, se riusciamo a mettere in mostra le nostre qualità ci possiamo divertire. Dobbiamo migliorare magari a non farci troppo belli, cioè a essere troppo superficiali, perché non trovi magari sempre una squadra come la Regina, che però trovi squadre magari più cattive oppure più forti che magari poi recuperano il risultato, poi è dura. L'inizio ritengo del campionato vi ha fatto sicuramente bene, almeno per la condizione. Sì, no, abbiamo avuto tempo per prepararci, anche noi gli ultimi che sono arrivati, quindi adesso c'è questo tour di forze e non dobbiamo passare la guardia. Guardiamo subito alla prossima partita, cosa ti aspetti? Mi aspetto una guerra, perché comunque è un campionato difficile, tutto è equilibrato, quindi sarà dura. Grazie. Prego, crepi, ciao.